incontro tra tutte le parti coinvolte allo sviluppo del territorio, in particolare dopo il phase out dal carbone di Torre Valdaliga Nord. È quello che si è tenuto ieri all'autorità portuale, alla presenza tra gli altri del presidente Pino Musolino, della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, del sindaco Ernesto Tedesco e di esponenti delle parti sindacali, datoriali e imprenditoriali. Una riunione in vista della convocazione del Comitato di Coordinamento, ex articolo 24 bis, del decreto legge 50-22 per la riconversione delle centrali a carbone di TVN e Brindisi, che dovrebbe arrivare entro ottobre. Si è parlato del phase out del carbone di Torre Valdaliga Nord, ma non solo. Nell'incontro che si è svolto ieri in autorità portuale, alla presenza tra gli altri del presidente Pino Musolino, della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, del sindaco Ernesto Tedesco e di esponenti delle parti sindacali, datoriali e imprenditoriali. La riunione aveva l'obiettivo di tornare a parlare del futuro del nostro territorio prima della nuova convocazione del Comitato di Coordinamento ex articolo 24 bis del decreto legge 50-22 per la riconversione delle centrali a carbone di TVN e Brindisi. Dopo l'appuntamento del 26 luglio, nel quale si è provveduto all'istituzione del tavolo al governo su richiesta del deputato di Forza Italia Alessandro Battirocchio, non è stato ancora fissato il primo incontro effettivo che dovrebbe comunque essere calendarizzato ad ottobre. Si è parlato dunque di progetti futuri, di sviluppi possibili, come l'eolico offshore e la logistica, anche se non è stato ancora dato un indirizzo sulla strada o sulle strade da seguire. Abbiamo registrato l'impegno della Regione, spiega l'assessore allo sviluppo Francesco Serpa, a farsi portavoce delle istanze e anche delle preoccupazioni del territorio. Abbiamo sollecitato un chiarimento da parte di Enel su quello che sarà il futuro dell'area dove sorge la centrale di Torre Valdaliga Nord, aspetto che sarà probabilmente chiarito nella presentazione del piano industriale del colosso energetico di novembre. Nel frattempo, e prima dell'incontro con il Ministero, che si proverà a rendere specifico solo per Civitavecchia e quindi non comune con Brindisi, sono previsti altri incontri dall'amministrazione comunale e le parti sociali, già a partire dalla prossima settimana. L'obiettivo è quello di arrivare all'appuntamento di ottobre con un'idea comune di sviluppo. Finalmente abbiamo questo strumento che ci permette di dialogare col governo, sottolinea il presidente di Unindustria Cristiano Dionisi, mettendo insieme tutte le parti coinvolte nello sviluppo del territorio. I progetti in ballo sono diversi, l'eolico offshore, sul quale bisognerà lavorare per le aree a terra nel porto nel caso si volesse provare a creare il lab annesso, idea che ci piace molto e sulla quale faremo un grande sforzo per la realizzazione, la logistica, la blue economy e l'economia circolare, per le quali stiamo parlando con i vari player. Stiamo rendendo Civitavecchia appetibile per gli investitori in tutti questi settori, ma c'è tanto lavoro da fare. Siamo fiduciosi. Lo sono meno i sindacati presenti all'appuntamento. Rispetto agli incontri precedenti non ci sono novità, afferma Stefania Pomante, segretaria generale della Camera del Lavoro della CGIL Roma Nord e Viterbo, a fronte di difficoltà concrete che iniziamo a registrare per i lavoratori metalmeccanici di TVN, colpiti da casse integrazioni e mancati rinnovi dei contratti a termine. Ben venga il tavolo, ma siamo in ritardo con le soluzioni. La disponibilità formale si deve tradurre in concretezza. Altro sbarco di migranti in vista a Civitavecchia. Nelle scorse ore la Geo Barents ha soccorso 61 migranti che viaggiavano su un barcone sovraffollato nell'area di ricerca e soccorso libica. Tra di loro, oltre a donne e uomini di varie nazionalità, anche 5 minori non accompagnati. Le autorità italiane hanno assegnato alla nave di Medici Senza Frontiere il porto di Civitavecchia. Ancora nessuna comunicazione sulla data di arrivo dell'imbarcazione, con la Protezione Civile in attesa di avere le necessarie informazioni per iniziare il lavoro necessario a preparare, insieme a tutti gli altri attori protagonisti, quali la ASL Roma 4, le Forze dell'Ordine, la Croce Rossa e le associazioni, l'accoglienza delle 61 persone. Torna a Civitavecchia la seconda edizione di Vivere il Mare, evento inaugurato lo scorso anno nella splendida cornice del porto storico. Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre, la Piazza della Vita, al Forte Michelangelo, dall'anfiteatro all'antica rocca fino al mare, un'unica grande location ospiterà fiere, esposizioni nautiche, mostre, gare sportive e stand gastronomici che celebreranno il mondo marino in tutte le sue forme sociali, sportive, economiche e storiche. Il clou della manifestazione sportiva sarà certamente la finale dell'ultima tappa del Grand Prix Aquabike. Non mancheranno l'area food, dove si potranno degustare le specialità del pescato locale e le storie del mare, incontri speciali con chi vive il mare da sempre. L'intervista. Dimitri Vitali, Vivere il Mare, seconda edizione, potremmo dire si raddoppia la possibilità per coloro che vorranno venire alla Marina per questi 4 giorni.
Lo scorso anno abbiamo iniziato in sordina perché comunque è un campo molto difficile, molto concorrenziale. C'è stata anche, tra virgolette, lo scorso anno un po' di diffidenza da parte degli operatori del settore che dice ma come a Civitavecchia mettono in piedi il Salone della Nautica, quindi però visto il risultato eccezionale che c'è stato lo scorso anno, insomma è nella mente di tutti i civitavecchiesi la finale del campionato nazionale di moto d'acqua e comunque le barche a vela e comunque le barche le piccole barche messe vendute nell'area, insomma è stata una cosa meravigliosa. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione che sarà ancora più grande dello scorso anno, quindi ci saranno delle grandi novità rispetto alle imbarcazioni e diciamo fortunatamente anche quest'anno ci sarà la finale del campionato nazionale del moto d'acqua. Diciamo che loro hanno preferito la nostra location perché una location come quella di Civitavecchia non c'è in Italia, questa è la verità, quindi proprio per questa ragione noi siamo testardi, abbiamo diciamo fatto la seconda edizione, il prossimo anno ci sarà la terza perché l'ho già deliberato in giunta questa cosa, quindi l'obiettivo nostro è quello chiaramente di crescere in questo settore perché Civitavecchia ha delle potenzialità incredibili, la città di Civitavecchia, la location che abbiamo non ce l'ha nessuno, quindi si presta proprio a questo tipo di eventi e noi speriamo di raddoppiare tutto quello che c'è stato lo scorso anno. L'invito a tutti i cittadini di venire a fare una passeggiata giù alla Marina per questo appuntamento che si pone il grande obiettivo di diventare Salone della Nautica, no? Sì, l'obiettivo è quello, chiaramente bisognerà piano piano mettere un mattoncino sopra l'altro per costruire questo muro che poi proteggerà questo evento della nostra città che lo merita perché Civitavecchia ha una tradizione millenaria, marinara, voglio dire ci saranno insomma delle imbarcazioni che hanno fatto la storia di questa città per proprio confermare il fatto della vocazione marinara della nostra città. Quindi noi auspichiamo, ripeto, una grande partecipazione, ne siamo convinti, gli organizzatori stanno veramente facendo gli ultimi ritocchi, è tutto pronto e dico sempre, l'estate che a Civitavecchia non vuol finire mai. La vicenda di medievale memoria che si sta svolgendo a Santa Marinella, dove il signorotto di turno, a cui è stato conferito il secondo mandato di sindaco, ritiene di eleggere a sua alcova personale la casa comunale, la casa che appartiene a tutti i cittadini, rende evidente come il protagonista di questa vicenda abbia concorso al degrado della politica, tradendo nell'alto compito di servizio della comunità. Lo afferma Unione Popolare Civitavecchia, che parla della vicenda che riguarda il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei. Secondo il movimento politico, è necessario che il primo cittadino presenti dimissioni immediate. Allo Standal di Civitavecchia, di fronte ad un pubblico qualificato e a molti giovani, è stato presentato il corso organizzato dall'ITS Turismo Academy di Roma, finalizzato alla formazione di figure professionali richieste dalle imprese turistiche del territorio. Il bando per partecipare alle selezioni si chiude il 16 ottobre e gli esami di ammissione si terranno il 23 ottobre a Civitavecchia. Per i giovani e le imprese è un'occasione importante per favorire la crescita e lo sviluppo di servizi turistici di qualità. Sono previsti laboratori di sommelier e di barman a cura della prestigiosa scuola di sommelier della FIS Hilton Roma Cavalieri, che rilascerà certificazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale. Le interviste. Università o mondo del lavoro? Ora c'è alta formazione, abbiamo l'ITS Turismo Academy. Allora, importante novità, intanto viene rappresentata oggi attraverso questo Open Day, preside quali iniziative saranno realizzate e si prepara un anno accademico abbastanza importante. È un'iniziativa nella quale noi crediamo molto, avviata 2 anni fa dall'allora preside dottoressa professoressa Stefania Tinti. I locali dello Stendal ospiteranno questo ITS orientato verso il turismo, quindi assolutamente in sintonia con quella che è la vocazione del territorio. Ci auguriamo che possa riscuotere, diciamo così, interesse tra i ragazzi, perché sono corsi che sono rivolti ai diplomati, quindi è un corso post diploma di 2 anni.
anni, altamente professionalizzante e che darà un lustro maggiore alla nostra scuola e al nostro istituto, perché sarà veramente radicato nel territorio. Quindi noi vogliamo che questi ragazzi possano poi in futuro avere delle grandi opportunità di lavoro, e Civitavecchia effettivamente ne offre veramente veramente tante. Noi come scuola siamo entrati in un partenariato piuttosto prezioso, perché è un partenariato molto ampio, di alte professionalità, di università, di società, agenzie di formazione, di alta formazione. Lo scorso anno, con inizio ufficiale quest'anno, i corsi si sono potuti realizzare qui a Civitavecchia, e io credo che sia una preziosissima opportunità per tutto il territorio, perché parliamo di corsi post diploma, sono dei percorsi biennali professionalizzanti, nel senso che uniscono ad una alta formazione e una formazione post diploma anche un numero molto importante di attività di stage, di tirocinio formativo presso altri partner preziosi. Parliamo di importanti tour operator, parliamo di importanti strutture ricettive, ristorative, parliamo di grandi agenzie che sono nostri partner in questa attività. Iniziativa davvero interessante, perché il nostro è un territorio bellissimo, abbiamo bisogno di figure promozionali che vadano a promuoverlo. Questo è un corso appunto post diploma, è un corso interamente finanziato. Questi anni che i ragazzi trascorreranno là saranno anche poi riconosciuti eventualmente per un successivo percorso universitario con gli atenei che sono in convenzione. Spero vivamente che abbia il successo che merita, perché vengono trattate delle materie davvero interessanti e verranno formati dei professionisti che poi si occuperanno di fare quello che serve al nostro bel territorio, ovvero un marketing territoriale di livello. Ultimo appuntamento domani alle 21 all'Arena Pincio per la rassegna curata dalla realtà teatrale Xenexodia, diretta artisticamente da Luca Guerini. Protagonista sarà il racconto di Lev Tolstoi, Ivan Lilk, e in scena ci saranno Giorgio Sebastianelli e Chiara Neri. L'opera descrive le vicende di un giudice che, a seguito di un banale incidente domestico, è costretto a mettere in discussione la propria vita, i propri valori e le proprie amicizie. Anche quest'anno l'esordio casalingo della Futsal Academy sarà contro la Pisana, ma stavolta per la seconda giornata del campionato di C1. Domani alle 15 fischio d'inizio all'Ivan Lottatori per una gara molto attesa, nella quale si potrà notare se il gruppo di Umberto Di Maio sarà subito capace di mettersi in tasca punti fondamentali per la salvezza. Tutto questo contro un avversario, quello romano, dove gioca Cristian Trappolini, che negli ultimi anni ha trascinato proprio i civitavecchiesi verso le posizioni importanti della massima categoria regionale. Assente lo squalificato Cleri, porta affidata da Petecchi, out anche l'infortunato Moretti. Intervista. Simone Mondelli, archiviata la vittoria netta sul campo della Spezia Foggia Fidoni, c'è tempo per la prima gara casalinga di questa stagione. Affrontate la Pisana, una delle candidate ai vertici di questo campionato, per cui bisogna ripetersi per mettere altri punti in cascina in ottica salvezza. Cercheremo di dare il massimo, come abbiamo fatto nella prima, in cui è andata molto bene. Abbiamo messo tanta qualità e quantità e l'abbiamo portata a casa. Affrontato, come detto, la Pisana, squadra temibile, dove gioca anche un ragazzo che conoscete molto bene, come Cristian Trappolini, però c'è bisogno del calore da parte del pubblico, anche da parte vostra, per fare in modo che possa andare al meglio, insistere su quelli che sono stati i ritmi da parte vostra proprio in quelle della Spes. Sì, certo, sicuramente Cristian è stato compagno di squadra l'anno scorso, un gran giocatore, comunque tanta esperienza, però dobbiamo pensare a noi e cercare di ripeterci e fare il meglio. Arrivato un momento da questa vittoria in cui sei stato protagonista, hai fatto 3 gol, com'è stato iniziare subito al meglio campionato e speri di fare tanti gol per la causa della Futsal Academy? Beh, certamente lo spero, e spero soprattutto di essere d'aiuto al mister e alla squadra quest'anno e raggiungere qualche obiettivo, ma soprattutto dobbiamo pensare adesso come adesso a dare il massimo e a continuare così, perché continuando così ci sono i risultati e dando il massimo, secondo me, possiamo portare a casa tanti buoni risultati. So che Bersia Di Maio vi dà tanta fiducia, vi dà anche qualche giorno libero durante la settimana per coltivare altri hobby, altri propositi, stare con i vostri familiari, i vostri amici, però guarda caso tutte le volte che gioca al Napoli non vi allenate. No, quello è vero, infatti
molto spesso quando gioca la Juve ci alleniamo sempre. Siete la Juve? Eh sì, naturalmente, metto gli allenamenti sempre quando gioca a Napoli la maggior parte delle volte, però a parte tutto il mister sì, c'è stato molto d'aiuto in questa prima fase, perché poi la squadra diciamo è composta da molti giovani e qui c'è solo da crescere, diciamo. E il mister sta facendo il meglio possibile per farci integrare e farci diventare prima possibile squadra. Domenica prenderanno il via ufficialmente i mondiali di Anversa per Manila Esposito con la nazionale italiana. Nella prima comparsa sulla pedana, le azzurre prenderanno parte alle qualificazioni con l'obiettivo di accedere alle finali. La ginnasta della SGN sarà una delle tre generaliste in compagnia di Alice D'Amato e Iorio. Mercoledì sera l'eventuale finale a squadre, venerdì prossimo la finale dell'all round individuale e nel fine settimana del 7-8 ottobre le finali di specialità. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.